E benvenuti nel video acquisti di settembre. Siamo già a settembre, la pacchia è finita e dunque ricominciano anche i video acquisti che teoricamente non sono mai finiti, perché sono molto contento del progetto di essere riuscito anche a fare il video acquisti di agosto. Non abituatevi all'abbronzatura perché presto andrà via, ma cominciamo subito. Piccola premessa iniziale: di tutto quello che state per vedere non ho ancora letto niente, perché sono appena tornato 2 giorni fa, vi sto facendo video acquisti e sono rimasto veramente indietro, devo mettermi a leggere più, sbam sbam sbam, a leggere, perché sono rimasto un po' indietro. Comunque, primo volume One Piece 70, edizione bianca. Per i nuovi iscritti faccio la bianca perché mi piace di più, mi sembra un po' più stilosa, e intanto leggo le scan in giapponese, dunque sono a pari col manga, con la lettura del manga, e mi compro ovviamente edizione bianca One Piece 70. Un manga che adoro, ma già lo sapete, è Toriko, ed è uscito il numero 32 di Toriko e mi piace, lo consigliavo già dopo il numero 4-5 in tempi non sospetti, e quindi continuo a consigliarlo. Toriko, 32. Continuo anche a leggere Fairy Tail numero 47. Fairy Tail numero 47, sono curioso di sapere cosa c'è in questo volume, come va avanti la storia. Come vi ho già detto, non l'ho ancora letto, sarà forse il terzo o quarta cosa che leggerò. Fairy Tail 47. Poi passiamo a uno dei manga più sulla cresta dell'onda di tutti, che è My Hero Academia, stupendo, e sono molto più avanti a leggerlo perché sto leggendo anche di questo le scan in giapponese. Sono a pari e a tratti, vi dico solo, ve l'ho già detto, forse Foresta ricorda a tratti vagamente qualcosina di Naruto. Doveva essere il successore, non lo è chiaramente ancora, ma ha delle ottime basi, è veramente veramente interessante. My Hero Academia numero 4. Il primo manga che ho letto, e forse l'ultimo perché non finirà mai mai mai, Conan, ed è uscito il numero 86. Tra l'altro non c'è neanche davanti scritto Conan 86, calcolate che ogni 3-4 numeri va avanti un po' la storia, e sempre in quei 3-4 numeri tutti i casi autoconclusivi, dunque non finirà mai. Conan 86. Non un capolavoro assoluto, ma un manga che mi sta piacendo e continuerò a leggere fino alla fine. World Trigger. Mi piacerebbe anche sapere cosa c'è in questo numero, ma ho troppe cose da leggere. Nuovo manga, Nisekoi numero 11. Mi ricordo ancora quando leggevo il 5 e il 6, dicevo, ma come fa a durare così tanto? Siamo arrivati all'11 e non è ancora finito. Dunque, ti piace? A tratti, secondo me, ha qualche difetto, ma è leggero. Cioè, quando vuoi staccare un attimo più la spina e vuoi leggere qualcosa di un po' più rilassato, Nisekoi, una risata te la strappa sempre. Nisekoi, numero 11. Passiamo a un manga con cui sono rimasto un po' indietro nella lettura, ma non per colpa mia, perché Yamada-kun, il numero 15 e il numero 14 non ho trovato. Ho guardato due siti da cui compro abitualmente, niente, in fiera, l'ultima fiera che sono andato non c'era, dunque a parte che il 15 non avrei comunque letto perché sono appena arrivato, e comunque ero già indietro del 14, dunque fate voi, indietrissimo. Yamada-kun e le 7 streghe numero 15. In attesa di una prossima sorpresa che volevo farvi, che sto cercando da tempo, che ci sono quasi molto 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 vicino, e continuo a leggere un manga sul basket che, vi dico, non mi sta dispiacendo. Comunque volevo farvi una sorpresa su un'altra cosa che avete già capito, però non sto riuscendo proprio a pieno. Però intanto continuo a leggere questo, che è Kuroro Basket, che vi dico, non mi sta dispiacendo. Siamo arrivati al 23 e ci sta, dai, ci sta. Ora so che vi ho messo in testa la cosa della sorpresa, ma so già che avete capito, ve l'avevo già, cioè, so già. Comunque, Kuroro Basket 23. Arriviamo al manga per eccellenza dei ciechi. No, non è un ecchi pesante, è Yawara, che in confronto a qualsiasi altro manga è piccolissimo, sottilissimo, occhiali, eccetera. Siamo arrivati a pagine lucide, proprio per aiutarti ancora di più nella lettura, perché abbiamo fatto il formato originale giapponese. Grandissimi, grandissimi. Yawara 14. Guarda come piccolino. Un dito. 14. Arriviamo a un altro manga che secondo me ha un'idea di fondo, una trama che comunque attira il mio gusto, diciamo così, attira il mio gusto, che è Terraformers, e ho preso che devo ancora leggere il numero 13 e il numero 14.
una trama avvincente, misteri spaziali, persone iperpotenziate con DNA da alieni, cioè misteri su misteri su misteri su misteri. Spero solo che non faccia come molti manga che continuano a buttare carne sul fuoco, poi arrivano agli ultimi numeri e non ti spiegano niente, per intenderci. Comunque, Terraformers numero 13 e Terraformers numero 14. Bellissimo. Visto che siamo nella fase dei manga che adoro, Fate Zero, il numero 10. Voglio sapere come finisce. È ancora in corso in Giappone, ne esce uno ogni tanto, non è un mensile, ed è questo uno di quelli che faccio veramente, veramente fatica ad aspettare, perché Fate Stay Night mi è piaciuto incredibilmente tanto, veramente, veramente tanto. Fate Zero e il prequel, cioè la guerra, essendo quella precedente, voglio finire di leggere. Ma non perché non ne posso più, proprio perché voglio sapere come va a finire. Dunque, anche questo, ragazzi, consigliatissimo. E vi consiglio di leggere prima Fate Stay Night e poi passare a Fate Zero, come sta facendo, cioè l'autore ha fatto prima. Siamo capiti. Fate Zero, il numero 10. E finalmente è uscito un altro numero di Uchiho Kyudai con la copertina super sbellucicosa, il numero 26. Cioè, adesso voi mettetevi nei miei panni, io di solito faccio video acquisti dopo aver letto metà, tre quarti di quello che è arrivato. Questa volta sono video acquisti che poi devo leggere tutto dopo. Da cosa comincio? Da cosa? Cosa? Non lo so, vedremo. Uchiho Kyudai, il numero 26 con la copertina sbellucicosa, che fa così. Che per fortuna ho già letto, dunque posso aspettare a rileggere l'edizione, la nuova edizione dell'emblema di Roto, che ho l'edizione quella, la storica, la prima, più la chicca, che avevo già letto, come vi dicevo. Dunque, la nuova edizione, l'emblema di Roto, il numero 10, nella Perfect Edition con le pagine a colori stupenda, e il numero 11. Guarda che bello, la Perfect Edition dell'emblema di Roto. Io amo Dragon Quest. Sto andando velocissimo, ma roba ce n'è. Fa ancora, cioè sarà l'ultima volta che mi lamento del caldo, spero che nel video acquisti io trovi di non lamentarmi del caldo, spero. Poi così, perché sono mezzo pazzo, passiamo al fumetto e poi torniamo con i manga. X-Mickey, il numero 2. Non l'avevo letto tutto, tutto, tutto completamente quando era uscita la prima edizione, che ero giovane, dunque sono contento di questa riedizione della Panini. Dunque me la sono andata a acchiappare e lo leggerò tutto, lo collezionerò tutto, molto molto bello. Un'altra cosa che sono stracontento che hanno fatto è l'edizione di Pick Up Giant, questo è il numero 21, un'edizione secondo me molto azzeccata, e hanno colpito anche nel segno perché il pubblico la voleva. Il pubblico la voleva, la Panini sa come investire i soldi, dunque complimenti alla Panini e complimenti a questa edizione di Pick Up Giant. E arriviamo a un volumone incredibile, The Walking Dead, cartonato, il numero 7. Per Walking Dead sto facendo questa serie di compendium, secondo me, ve l'ho già detto, sono molto belli, vederli poi tutti allineati è una figata incredibile, quindi ne sono molto molto contento, e già non vedo l'ora adesso che esca il numero 8, perché so di essere indietro rispetto a chi li legge gli spillati da edicola o addirittura quelli che leggono le scan, però a me piace proprio avere tra le mani questo volumone, leggermelo il volumone. Dunque, The Walking Dead, numero 7, nel compendium. Poi, come molti di voi sanno, ho letto tutto il Ruf, come volete chiamarlo, del maestro Adachi. Mi è piaciuto incredibilmente, mi sono innamorato di quest'autore e quindi ho deciso di leggermi altre sue serie e mi sono preso Mix 1, Mix 2, Mix 3, Mix 4, Mix 5, Mix 6 e Mix 7. E praticamente ho preso la serie completa. Adachi fa sempre questi manga mezzi romantici, mezzi sportivi, e mi piace non tanto per il punto di vista sportivo, che già ci si trova in altri manga, per il punto di vista romantico che si trova in altri manga, mi piace più che altro per la pulizia che lui ha nei disegni, che anche essendo, cioè diciamoci, non sono usciti ieri questi manga, sono edizioni rifatte da. Quindi dicevo, mi ha colpito la pulizia dei suoi disegni e la sua essenzialità nei testi. Perché ho letto troppi manga che veramente inseriscono parole, 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 parole che non servono assolutamente alla trama, che gonfiano i balloon, e non solo i balloon, gonfiano anche, ci siamo capiti, e
e fanno perdere la voglia di leggere quel manga, mentre lui è veramente essenziale, sia nelle parole, sia, cioè i testi, sia nei disegni. Dunque, voglio fare un complimento da Daci, magari l'ho scoperto tardi, ma come vi dico sempre, sto ancora imparando tutt'oggi, cioè legge, ogni volta che leggo qualcosa, tra virgolette, mi evolvo, diciamo, conosco qualcosa, imparo, e dunque ho scoperto Daci, mi piace un sacco e vi posso dire in questo video acquisti che leggerò tutto quello che ha fatto Daci. E probabilmente questa sarà la prima cosa che leggo di questo video acquisti. Sempre di Daci, visto che sto recuperando tutto, Jinbe. È un volume autoconclusivo, tra l'altro le prime pagine sono a colori, è più grande di un manga normale e viene solo 5 euro. Dunque me lo sono già acchiappato, mi sono portato avanti col lavoro e probabilmente sarà la seconda cosa che leggo. Jinbe. Con manga e fumetti abbiamo finito e visto che è un video acquisti speciale di settembre, vi inserisco ancora il regalo di un mio carissimo amico, Dragon Ball Xenoverse XV per la PlayStation 4 e la figata rispetto agli altri videogiochi di Dragon Ball, lui mi ha detto, dandomelo, regalandomelo, e che non è che praticamente segui la trama del solito Dragon Ball e tu sei lì che clicchi tasti, ti vedi la solita trama, è una trama alternativa. Quindi non è solo un combatti e stai lì a guardare la solita trama, ma scopri una storia nuova, quindi veramente curioso di giocarci. Come al solito tanta roba, spero che il video vi sia piaciuto, vi annuncio già che questo venerdì uscirà un video su una figure della First 4 gigante che non indovinerete mai cos'è, e teoricamente potrete indovinarlo, sì, cioè adesso che ci penso potete indovinarlo, però venerdì ve la faccio vedere, facciamo l'opening insieme e che dire, al prossimo video! Sempre nuovi video! Iscriviti al canale! Alla prossima! Iscriviti alla pagina Facebook! Perfetto!